Darling, you send me. I know you send me. Darling. La mia vita in questo momento è un disastro clamoroso. E niente, quindi mi sembrava il momento adatto per fare una seconda parte dei film tiramisù. Ma in questo caso, dato che la situazione è veramente critica, abbiamo bisogno di una spinta in più. E quindi faremo il tiramisù mentre parliamo dei film tiramisù. Ecco gli ingredienti che servono per questo video. 150 grammi di, lo so che ci vogliono i savoiardi, però ho trovato solo i pavesini, non mi giudicate per favore. 250 grammi di mascarpone, 150 grammi di caffè, che non so come si misuri, no, 150 grammi di caffè, lo scopriremo. 2 uova medie, 50 grammi di zucchero, cubi di cacao amaro ed infine gli Oreo, nel caso il tiramisù fallisse come la mia vita. Ma oltre al tiramisù ovviamente parleremo anche dei film e ci tengo a precisare che la lista che segue comprende principalmente teen movie o film un po' trash, tranne uno forse. Allora, secondo Manuel di Giallo Zafferano, la prima cosa che dobbiamo fare è dividere le uova, quindi separare il bianco dal rosso. Questa operazione sarà molto complicata, ma ci proveremo. E nel frattempo iniziamo con il nostro primo film in lista. E sto parlando di Cinderella Story con Hilary Duff. Sono una Disney Channel kid, va bene? Accettatemi per come sono. Oh no. Voi non vedete che cosa sto facendo, il che è forse un bene. Hilary Duff è sempre stata tipo la mia musa ispiratrice, le volevo un sacco bene quando ero ragazzina perché mi piaceva un sacco Lizzie McGuire. E questo film è particolarmente carino secondo me perché è una storia moderna di Cenerentola, che però ormai, siccome abbiamo superato il periodo di MSN, purtroppo è diventata a sua volta una favola classica. Ce l'ho fatta. La storia è molto semplice. Hilary Duff è una cameriera, una poraccia, c'ha una matrigna e due sorellastre che la trattano ovviamente del merda. E che cosa succede? Lei tipo messaggia con sto tizio su MSN, però nessuno dei due sa chi è l'altro. E lui si viene a scoprire che è niente poco di meno che Chad Michael Murray, ovvero quel gran figo. Ed è ovviamente il figo della scuola che sta con quella super popolare, la cheerleader, roba così. E niente, regà, cioè, cosa volete che succeda? Se due si innamorano, tra l'altro una scena bellissima che io ogni volta che la vedo, nonostante abbia visto questo film veramente un milione di volte, mi commuovo perché sono così carini loro due. Lei ovviamente va al ballo di Halloween vestita da Cenerentola ed è bellissima, e lui è vestito da principe e insomma Cinderella Story, no? Ed è carino molto. E niente, mi mette di buon umore perché, non lo so, era un film che vedevo spesso quando ero piccola. Mi piaceva, vedevo Hilary Duff e dicevo oddio, voglio essere come lei, e quindi riguardarlo adesso mi fa emozionare, molto carino. E adesso cosa dobbiamo fare? Uova freschissime, mi raccomando. E vai che montiamo i tuorli. Come sarebbe montato i tuorli? Manuel mi ha detto che devo montare i tuorli, quindi devo unire lo zucchero. Questa cosa è già troppo complicata. Come fanno le persone a dire che il tiramisù è semplice? Non è vero. No! E adesso? Ho sbagliato. Ho rovinato tutto. Questa è la situazione attuale. Io credo di poter riuscire a sistemarla. No, ma c'è anche del... ho fatto un disastro. Vabbè, io provo comunque a montarlo. Tutto questo è un fallimento. Secondo me andrà tutto molto male. Allora, mentre prendo le misure dello zucchero... Dice prendere le misure, no, pesare. Passiamo al nostro secondo film. Oh cazzo. Ovvero Jurassic Park. E so che magari vi sembrerà strano vedermi parlare di Jurassic Park, perché direte ma che cosa c'entra con questi film, avevi detto che sarebbero stati teen movie. Beh, Jurassic Park mi rende felice. E poi voglio dire, quando si è tristi cosa c'è di meglio del vedere dei dinosauri che squarciano delle persone, delle capre? Insomma, è divertente. 99 scimmiette, ballavano. Erano 99 le scimmiette. Saltavano sul letto. Una cada a terra e poi si ruppe il cervelletto. Vabbè, Jurassic Park penso l'abbiate visto tutti. Però secondo me è uno di quei film che vi danno quei vibe un po' anni 90 che a me fanno subito
pomeriggio autunnale in cui fuori piove, quei film da pomeriggio su Italia 1. Non lo so, lo trovo un film confortevole, non so perché. Se siete tristi provate a guardare Jurassic Park, secondo me potrebbe fare la differenza. Allora, Manuel dice che dobbiamo sbattere queste cose fino a farle diventare non so come. E noi ci fidiamo di Manuel. Ho molta paura, ragazzi. Non si accende? Ah! Oh mio Dio! Ok, ok, ok. Finché non diventano chiari e spumosi. Ok, allora, la consistenza che abbiamo raggiunto è questa. Io spero che vada bene. Ora dobbiamo aggiungere il mascarpone. Eccolo qui. E nel frattempo possiamo passare al nostro terzo film, ovvero Una pazza giornata a New York. Ah, ma è duro. Io che pensavo che fosse morbido lì. Vabbè, ok. Il film è il tipico film delle gemelle Olsen, dove una interpreta quella super carina e super gnegne, ovvero Ashley, e Mary-Kate Boraccia, sempre la ribelle, quella che fa le cose pazzerelle. E niente, queste due sorelle si odiano perché appunto sono una all'opposto dell'altra, e una all'opposto dell'altra. E si ritrovano a New York, una per il concerto dei Simple Plan, se non sbaglio, e l'altra per fare un discorso per vincere una borsa di studio per Oxford. Tra una citazione ad Avril Lavigne e un cameo meraviglioso di Queen Latif, si ritrovano inseguite dalla mafia cinese che aveva nascosto un chip dentro un cane. Cioè, il cane aveva mangiato il chip e il cane era della madre di Dean di Gilmore Girls, e loro lo devono inseguire. La trama non è rilevante in questo caso. La cosa divertente di questo film sono la colonna sonora, perché è pieno di pezzi degli anni 2000, quindi secondo me siete cresciuti negli anni 2000, fails. Poi voglio dire, c'è Dean di Gilmore Girls o di Supernatural, però lui lì non interpreta Dean ma un altro tizio. Sa di latte. E poi c'è il tipico momento dei film di quegli anni in cui le due devono fare un makeover, e quindi ci sono loro che si fanno i capelli e si cambiano i vestiti. Una di quelle robe che c'è in tutti i film degli anni 2000, se li vedete anche negli anni 90, ed è divertentissimo, non lo so, mette gioia. Dopo quelli che per voi penso siano stati 2 secondi e per me 4 milioni di anni, questo è il risultato. Questi albumi non si diventano niente, rimangono liquidi, quindi ho deciso che non metteremo gli albumi. Aggiungeremo solo un po' più di zucchero al mascarpone. E va bene così, non importa, non fa niente. Nel frattempo qua è arrivata Matilda, quindi sospetto che a breve accadranno cose indicibili. Voi non la vedete, ma lei è qui. Sì, ciao. Ah, che puzza che fai. Il caffè. E niente, quindi non ci resta altro che assemblare il tutto. Userò questo. Non so se vada bene, ma ce lo faremo andare bene. Durante l'assemblaggio passiamo al nostro quarto film. Siamo al quarto? Penso di sì. Ovvero 10 cose che odio di te. Se non avete mai visto questo film, vi prego guardatelo. Questo film è la quintessenza della ribellione adolescenziale. Qui c'è Heath Ledger, giovanissimo e meravigliosamente bello. Oddio, forse è strano fare degli apprezzamenti sulle persone morte. È strano, non lo so. Comunque, la protagonista è una giovane bionda che è super ribelle, ascolta il rock, delle band femministe, queste robe qua. E in pratica per una scommessa deve uscire con Heath Ledger, che è meraviglioso. E lui le dedica pure una canzone davanti a tutti all'ora di ginnastica. Una scena bellissima. La protagonista è un po', diciamo, atipica, nel senso che di solito le protagoniste di questi film sono sempre ragazze un po' di trucchi e capelli perfetti, eccetera eccetera, mentre lei è un po' diversa. E quindi non lo so, magari potrebbe piacervi questo mood. Però sì, è il solito teen in cui appunto ci sono i due adolescenti che si innamorano, le cotte, tutte queste cose. Però fa morire perché c'è il padre delle due che è pazzo, fa il ginecologo, mi sembra, una cosa così, ed è fissato con le ragazze adolescenti che rimangono incinte, e quindi tipo fa indossare alle figlie questa pancia finta in modo che loro non vogliano fare dei figli. È inquietante. Nel frattempo io sono piena di caffè. E poi passiamo all'ultimo film, ma non per importanza, che è The Age of 17. Ok, forse serve una rettifica. Questa è la quintessenza
della ribellione adolescenziale. Diciamo che entrambi lo sono, però questo è meno anni 90 dell'altro. Ho fatto una cazzata. Se avete tra i 15 e i 18 anni e vi sembra che il mondo vi crolli addosso, che la vostra vita non abbia alcun senso, beh, mi dispiace dirvelo, ma a 23 anni le cose non cambiano, ma questo film potrebbe aiutarvi. È un film che secondo me vi dà un po' di speranza e affronta dei problemi che è molto normale affrontare, soprattutto durante il periodo dell'adolescenza, però lo fa in modo abbastanza intelligente. Parla ai giovani, parlando effettivamente ai giovani, cioè vi sembra che questo film parli a voi e che non siano degli adulti che cercano di fare i giovani. Non so se si capisce. Soprattutto se avete perso qualcuno di recente e vi sentite un po' in quel limbo in cui non riuscite bene a capire se quello che vi circonda è reale oppure no, e la vostra vita è complicata per questo, secondo me questo film può fare al caso vostro, perché parla di tante cose, soprattutto di accettazione di se stessi, ed è molto carino, nonostante sia appunto un film per ragazzi e sia alla fine anche molto leggero e molto divertente. Scherza anche su temi seri, però lo fa appunto in maniera intelligente, non risulta mai, come dire, fuori luogo, roba del genere. Nel frattempo qui voi non avete idea, ma io sono piena di caffè ovunque, me lo sono versato addosso. No, Nina! Brava, stai qui. No, vieni qua. No! Sono arrivata fino all'orlo, adesso manca il tocco finale. Ed eccoci qui, con il nostro tiramisù. È stato molto difficile farlo, ci sono stati tantissimi inconvenienti lungo il tragitto e probabilmente siamo arrivati ad un tiramisù che non è effettivamente un tiramisù fatto bene, però almeno lo abbiamo fatto. E secondo me possiamo sfruttare questo tiramisù come metafora per la vita, ovvero che è difficile, spesso tutto sembra andare storto, ma l'importante è che venga fuori, anche se non perfettamente. Oh no, Nina, no! Cosa stavi facendo? Matilda stava mangiando il mascarpone. E niente, da me Matilda è tutto e noi ci vediamo alla prossima. È buono! E sa effettivamente di tiramisù. I'm shocked. Darling, you.